Ciao a tutti da Katia, bentornati. Allora, oggi vi presento il mio nuovo progetto, che poi non è un mio progetto, ma questo maglioncino l'ho preso da una foto su internet, quindi l'ho copiato. Comunque, per fare questo maglioncino, io ho usato questi due filati della Mistrico, il Miss Baby Soft Color e il Natural. Allora, vi dico subito, vi spiego subito il Natural. Allora, questo gomitolo è da 50 grammi, è un gomitolo da 50 grammi ed è 135 metri. La composizione di questo filato è 100% fibre naturali, quindi 80% fibra di eucalipto e 20% lino. Va lavorato con il ferro uncinetto del 3-3,5. Il riferimento del colore di questo filato è il numero 5. È un filato molto particolare, a me piace moltissimo perché la particolarità di questo filato è questo, diciamo, questo pelino che a me piace molto, ecco. È molto morbido, è morbidissimo e quindi, insomma, a me è piaciuto moltissimo. Io ve lo presento come un nuovo filato perché per me è la prima volta che lo sto usando e quindi per me è una novità, ecco. Questo invece è un nuovo filato di quest'anno, del 2020, quindi estate, primavera-estate, il Miss Baby Soft Color. Allora, vi dico la composizione, leggo perché. Allora, è 100% cotone soft pettinato, gassato, mercerizzato. Un gomitolo è da 50 grammi ed è 175 metri. Numero, del colore è il 102. Quindi va lavorato con i ferri del 3 e 3,5. Io ho lavorato il mio maglioncino con l'uncinetto del numero 3. Quindi ho usato tutti e due i miei filati e li ho lavorati con l'uncinetto del numero 3. Questo filato per me è molto particolare perché allora io non amo molto i filati sfumati, non piacciono tantissimo, però questo qui. Per me è molto particolare perché ha quelle sfumature molto delicate, ecco, quindi è questo azzurrino chiaro chiaro con poi delle sfumature un pochino più scure dell'azzurro. È veramente molto particolare ed a me è piaciuto tantissimo. Comunque c'è l'azzurro, ci sono altri colori. È veramente molto bello e tutti e due molto morbidi. Li ho lavorati con l'uncinetto del numero 3 e si lavorano benissimo. Non ho avuto problemi a lavorare con l'uncinetto del 3. Vanno bene, si possono lavorare anche con l'uncinetto del 2,5. Però, dato che io ho la mano un pochino stretta, li ho lavorati, ho seguito l'etichetta, i consigli dell'etichetta, ecco, ok? Allora, vi ho presentato i miei due filati, adesso possiamo iniziare con la lavorazione del maglioncino. Allora, io ho avviato 128 catenelle. Lavoriamo su un multiplo di 4 catenelle. Ci servono anche dei marcapunti. Allora, ho fatto 128 catenelle e le ho chiuse ad anello nella prima catenella con una maglia bassissima. Adesso faccio una catenella. Rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa. Poi 1, 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2, 3 catenelle, nella quarta lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 3 maglie di base, vado nella quarta e lavoro una maglia bassa. Lavoro così per tutto il giro. Quindi faccio 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa. Così. Quindi vado avanti per tutto il giro. Eccomi alla fine del giro. Adesso vado a chiudere. Lavoro 2 catenelle
E qui nella maglia bassa lavoro una maglia alta, così, e quindi abbiamo fatto l'archetto e qui metto un marcapunti, quindi questo è l'inizio del lavoro. Adesso iniziamo il secondo giro. Allora, in tutto io ho 32 motivi, 32 archetti. Questa è la partenza, quindi da qui inizio, poi con qui ci sarà l'aumento. Quindi poi farò un aumento ogni 8 archetti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nell'ottavo archetto qui farò un aumento. Poi ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e metto un marcapunti. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e qui metto ancora un marcapunti. 1, 2, 4, 6, 8. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e qui ci sarà l'aumento, ok? Quindi adesso facciamo. Qui ho chiuso, ho fatto 2 catenelle, una maglia alta nella maglia bassa per formare, scusate un attimo, ho sposto un po' la luce, c'è troppa luce, per formare l'archetto. Qui adesso faccio una catenella, rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4. 5 archetto seguente maglia bassa 1 2 3 4 5 archetto maglia bassa 1 2 3 4 5 archetto maglia bassa 1 2 3 4 5 maglia bassa 5 catenelle, una maglia bassa nell'archetto, arrivo all'angolo 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa 1, 2, 3, scusate un attimo, allora 1, 2, 3, 4, 5. E sono qui al marcapunti, quindi qui devo fare l'aumento. Entro nell'archetto e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Rientro nello stesso archetto e faccio ancora una maglia bassa. E questo è l'aumento. Poi 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa. 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, arrivo di nuovo all'archetto, vi faccio rivedere l'aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Due, tre, quattro, cinque catenelle, maglia bassa nell'archetto. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, sono qui dove ho il marcapunti, quindi devo fare un aumento. Vado nell'archetto, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. Ecco, questo è l'aumento. Quindi vado avanti, ci ritroviamo qui, poi qui chiudiamo insieme. Eccomi, sono quasi cioè sono alla fine del giro, quindi sono qui dove ho iniziato il giro. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, vado nell'archetto dove abbiamo la maglia bassa e lavoro una maglia bassa.
1, 2, 3, 4, 5, chiudo qui nella maglia bassa. Ecco. Anzi, no, scusate, facciamo come abbiamo fatto all'inizio. Facciamo 2 catenelle, una maglia alta nella maglia bassa. Ecco, così. Quindi questo è l'aumento. Adesso facciamo una catenella, rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'archetto seguente e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa. Arrivo all'angolo. Ecco, mi sono arrivata qui dove abbiamo l'aumento. Quindi ho lavorato i miei archetti, lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado qui dove abbiamo gli aumenti, entro nell'archetto e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5. Rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa. Abbiamo lavorato l'aumento. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, continuo adesso normalmente fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Vi faccio rivedere ancora come fare l'aumento. Rieccomi. Allora, sono qui dove abbiamo gli aumenti. Ho fatto le mie 5 catenelle, vado nell'archetto, lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa nell'archetto. Ora 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa. Vi faccio vedere. Ecco. Così è come si presenta il lavoro. Quindi qui abbiamo, si nota comunque, però io metto lo stesso il marcapunti per segnare gli aumenti. Ok? Quindi la lavorazione è semplicissima e vado avanti con questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Ok? Quindi continuo sempre a lavorare. Mi raccomando, qui nello stesso archetto dovete lavorare una maglia bassa, 5 catenelle, e poi rientrate nello stesso archetto e lavorate ancora 5, una maglia bassa. Ok? Quindi vado avanti così, ci ritroviamo quando arrivo all'altezza degli scalfi. Rieccomi. Allora, io ho finito lo sprone, quindi sono arrivata a 19 centimetri. Quindi adesso devo chiudere qui per formare lo spazio per formare le maniche. Però voglio cambiare filo, voglio cambiare filato. Io ho deciso di utilizzare il filato ovviamente della Mistrico Natural. Allora, questo è un gomitolo da 50 grammi ed è 135 metri. Va lavorato con l'uncinetto del 3 e 3 e mezzo. Vi dico la composizione: 80% fibra di eucalipto e 20% lino. L'etichetta consiglia anche l'uncinetto del 3 e mezzo. Allora, dicevo, adesso cambio il filo, però non lavoro più il punto con gli archetti, ma lavorerò diciamo tutta maglia alta. Allora, inizio la mia lavorazione. Quindi qui questo archetto, qui sono gli aumenti. Quindi io inserisco qua il mio filo e inizio a lavorare le maglie alte. In ogni archetto vado a lavorare 2 maglie alte. Ho provato a lavorare 3 maglie alte e mi risultava troppo larga, si allarga troppo, e allora ho deciso di lavorare 2 maglie alte. Allora, prendo il filo, faccio il mio cappietto e inserisco qui l'uncinetto, così. Quindi faccio una maglia bassa. Ecco.
Rientro e inizio con 3 catenelle. Rientro ancora nell'archetto e lavoro un'altra maglia alta. Maglia alta nell'archetto seguente. Quindi lavoro solo 2 maglie alte. Allora, io sto facendo una taglia piccola, è una 42 abbondante, ecco, diciamo anche 44. Quindi, se lavorare 2 maglie alte nell'archetto vi risulta troppo stretto, allora ne fate 3. Così. Così stringo un pochino. Ok, vado avanti fino ad arrivare qui, dove ho l'altro angolo. Eccomi, arrivata qui, dove abbiamo gli aumenti, lavoro 2 maglie alte. 1, 2. Prendo l'altra metà, l'altro angolo, entro nell'angolo e lavoro 2 maglie alte. 1, 2 e continuo a lavorare fino alla fine del giro. Quindi poi, quando arrivo qui nell'angolo, faccio la stessa lavorazione. Quindi lavoro 2 maglie alte nel primo angolo e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale. Vabbè, in caso lo facciamo insieme, quindi faccio il giro e arrivo qui dove ho l'altro angolo. Ecco, mi trovo qui dove abbiamo l'aumento, quindi lavoro 2 maglie alte e adesso vado a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi vado a fare una maglia bassissima. Ok, e abbiamo chiuso, ecco. Adesso continuo a lavorare ancora per 7 giri, quindi in tutto con il filo, con il natural, andrò avanti in totale 8 giri. Dopodiché cambio di nuovo filo e lavoro con il filato Miss Baby Soft. Ok, quindi faccio 8 giri e poi ci ritroviamo. Rieccomi. Allora, io ho lavorato i miei 8 giri. Adesso cambio il colore e lavoro di nuovo con il colore chiaro. Quindi faccio 8 giri, ogni 8 giri cambio colore. Ecco. E questo è anche a vostra scelta, se lo volete fare di un solo colore oppure fare come lo faccio io, faccio delle strisce scuro e chiaro, insomma. E poi come lunghezza dovete decidere voi quanto volete andare avanti, ok? Se volete fare un maglioncino corto oppure abbastanza lungo. Allora, entro qui, prendo il filo. Uno, due, 3 catenelle. Lavoro normalmente, quindi ho solo cambiato il filo e lavoro a maglia alta per 8 giri. Dopodiché cambio ancora colore. Va bene? Ok. Poi vi faccio vedere come lavorare la manica. La manica, in pratica, faccio la stessa cosa che ho fatto qui. In ogni archetto lavoro 2 maglie alte, perché ripeto, se lavoro 3 maglie alte in un archetto risulta troppo largo. Scusatemi. Quindi lavorerò 2 maglie alte in ogni archetto e farò la stessa lavorazione che sto facendo qui per quanto riguarda il busto e inizierò con lo stesso colore, quindi inizio con il colore scuro. Ok? Quindi vado avanti, poi vi faccio vedere come iniziare a lavorare la manica.
Allora, per iniziare la manica, quindi vado nel primo archetto, inserisco il filo e inizio a lavorare le maglie alte. Quindi in ogni archetto vado a lavorare 2 maglie alte. Allora inizio 1, 2, 3 catenelle, rientro nello stesso archetto e faccio una maglia alta. Archetto seguente, 2 maglie alte, 1, 2, archetto seguente, 2 maglie alte. Continuo così fino alla fine del giro. Se diciamo la manica vi risulta stretta con 2 maglie alte, allora nell'archetto lavorate 3 maglie alte. Ecco. Ok, vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi alla fine del giro. Allora vado a lavorare nell'ultimo archetto 2 maglie alte. Allora io in tutto ho 50 maglie alte. Quindi adesso vado a chiudere. Nella terza catenella, così. Questa è l'apertura del braccio. Allora chiudo bene e ricomincio. Quindi faccio una maglia alta nella maglia alta e così via. Lavoro con il filato scuro per 8 giri. Quindi faccio la stessa lavorazione che ho fatto nella maglia che ho fatto qui. Quindi faccio 8 giri con il colore scuro, 8 giri con il colore chiaro, fino alla lunghezza della manica. Ok? Allora, io già ho fatto una manica, poi alla fine ho fatto questo bordino, quindi ho fatto le maglie alte in rilievo, una maglia alta rilievo davanti, una maglia alta rilievo dietro. Ok? Quindi ho finito in questa maniera la mia manica e anche il maglioncino, anche la parte sotto del maglioncino ho fatto la stessa cosa. Qui io direi di lasciarlo così. Poi a piacere, a chi piace può fare un bordino, insomma, come vuole, se lo vuole lasciare così, oppure fare un giro tutto a maglia bassa o a maglia alta. Io lo lascio così molto semplice. Come dalla foto, ecco perché questo maglioncino l'ho preso da una foto. Ok, allora io adesso lavoro la mia manica, finisco la mia manica, poi metto il maglioncino sul manichino, vi faccio vedere come viene indossato. Ok, allora non mi resta che salutare, ringraziare per la compagnia e ci ritroviamo al prossimo tutorial. Un bacione a tutti e alla prossima, ciao!